Adesso sì che siamo pronti per andare. Grazie mamma. Finalmente siamo arrivati a Dubai dopo 6 ore di volo e io ho la schiena a pezzi perché da stamattina alle 6:30 che sono fuori di casa e adesso aspettiamo, qua sono già le 11:30 di sera, aspettiamo Piero e Ale che dovrebbero arrivare a breve e poi dopo finalmente andiamo in hotel. Macchinazza presa. Siamo appena entrati in camera e io ci sono rimasta allibita. Adesso vi faccio vedere perché è veramente una roba assurda. Carta. Questa è la stanza. Bagno enorme. Cioè, io non ho parole. Siamo entrati e ci siamo rimaste malissimo. Cioè, e questa è la vista che in teoria adesso non si vede, però lì c'è il mare. Se domani mattina faccio un altro video, però allucinante. Vabbè, la metrica a me fa abbastanza schifo. Mai visto una roba del genere. Cioè, guardate qua. Vabbè, tralasciando il vetro che è un po' sporco. Secondo giorno qua a Dubai e ovviamente stamattina pioveva, cioè non piove mai nel deserto, arriviamo noi e piove, quindi abbiamo deciso di venire a fare un giro qua, non ci arriverò mai, nell'edificio più alto del mondo, è assurdo qua, cioè tutto finto però mega lusso, cioè quando lo vedi rimani veramente a bocca aperta. Adesso guardate cosa c'è dentro un centro commerciale nel Dubai Mall, cioè e poi in teoria ci dovrebbe essere anche l'acquario, adesso lo vado a cercare. Questo posto è veramente gigante, qua siamo tipo all'ottavo piano,
intanto continua a piovere, anzi adesso proprio diluvia. Quindi noi adesso faremo una bella cosa, cioè quella che è di andare in piscina. Questo posto qua è enorme, cioè vi dico solo che è una certa, io e la Lua ci siamo guardate e abbiamo detto ma dov'è il parco della gara? Cioè ci sono talmente tanti skatepark che non riusciamo a trovare quello della gara. Adesso vi faccio un po' vedere. Ah, qua c'è una prima ball, ovviamente piccolina, c'è anche il full pipe mi sa. Di qua un po' un'area street tipo quasi plaza. Una ball in miniatura, dietro c'è un'altra ball piccolina, flat bar con un muretto, slappy, un altro parco street piccolino perché ce n'era bisogno, anche qua. È praticamente una città sto posto. Tutto qua fin là in fondo e poi là invece ci sono i posti della gara che adesso dopo vi faccio vedere. Devo dire che il parking street me lo immaginavo molto più grande, cioè non vabbè anche di ampiezza, però soprattutto di altezza delle strutture. L'unica cosa che mi ha un pelino deluso è stato questo rail qua, che pensavo che fosse un rail piano in discesa, invece tipo rainbow ed è stra-alto. E poi vabbè c'è questa struttura qua della canadese che è abbastanza, cioè è molto alta in realtà, tipo se ci vado tipo a fianco mi arriverà qua e... ma quello lì si vedeva già dal progetto. C'è questa torre là, quella che in teoria dovrebbe essere quella grande, è piccolissima, cioè è tipo quella che c'era Tokyo, però in miniatura. Invece la bolla è proprio stra grossa, cioè più che altro è tutta alta. Minchia. Giornata qua a Dubai e ieri non sono riuscita tanto a filmare perché mi sono più concentrata a provare il park e poi ovviamente il giorno prima è venuto giù il diluvio universale e c'erano tutte le strade allagate perché qua a Dubai non ci sono i tombini, cioè riescono a fare i grattacieli in tempi record ma non riescono a mettere i tombini nelle strade, dei geni. E oggi oltretutto è anche il mio compleanno,
fare il 21esimo qua a Dubai è veramente top. Cioè, avere la possibilità di skateare con i pro il giorno del tuo compleanno è proprio... non si poteva chiedere veramente di meglio. Quindi oggi cercherò anche di filmare un pochino, filmerò anche un po' gli altri e vediamo cosa salta fuori. Quindi? Aspetta, le ginocchia, ragazzo. Come ti chiudo? Erano le ginocchiere. Cioè, la cosa più assurda di tutti è che Dubai è tipo piena di contraddizioni. Nel senso, un esempio stupido, un attimo prima sulla strada ci sono tipo le favela e un attimo dopo ci sono dei palazzi enormi, ultra mega di lusso, probabilmente costruiti in tempi record, dove molto probabilmente sono anche finti, cioè dove non ci abita nessuno né magari ci sono uffici, perché Dubai alla fine è così. E anche su una strada per andare al park, l'ultimo pezzettino, proprio un minuto prima di arrivare allo skatepark, sulla destra c'è tipo il deserto, cioè non c'è niente, cioè fai una rotonda e boom, prati tenuti da Dio, palazzi di lusso, tutto, che dici, cavolo, sono in una parte veramente ricca di Dubai. Invece no, basta uscire 200 metri e c'è il nulla. Assurda sta roba. Anche questa avventura a Dubai è finita. Io tornerò qua tra esattamente 2 settimane perché ci sarà la World Championship che vale per l'anno scorso. Vi invito a iscrivervi al canale e se vi va seguitemi anche su Instagram così sapete quello che faccio in tempo reale. E spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo nel prossimo video.